Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi con un po' di ritardo vado ad aprire lo Structure Deck del Mondo Oscuro che è uscito, diciamo, in questi giorni. Metti a fuoco, grazie. Allora, io ho fatto il video appena mi è arrivato il pacco e quindi con un po' di ritardo e intanto comincio ad aprirlo. Se magari riuscissi già in ritardo il video, mo pure questo. Ok, è il momento che tutti aspettavamo. Io che cerco di tirar fuori le carte. Ah. Oddio, prima botta. Ma incredibile, ragazzi. Sono migliorato. Allora, come di consuetudine, andiamo a stendere questo playmat maledetto. Oh, mamma mia, se fossi di gomma piuma quanto saresti più figo. Che oltretutto, oh no, bisogna togliere il cielo. Io che ho fatto male? Che ho fatto? Scusate. Allora, per quanto riguarda il mondo oscuro, parliamone un po'. Allora, il mazzo, ho visto un po' la lista delle carte, è adatto sia, credo, ai giocatori standard, quindi se state guardando il video, voi giocatori standard, io non porto decklist del genere, però da quel che ho capito è un mazzo molto adatto per questo genere di... anche per il meta, credo. Ma anche per i giocatori di Turtengu Plant. Allora, questi sono i nuovi. Spero si veda contro luce. Ok. Marionistica del mondo oscuro. Vabbè, me le leggerò dopo. Archivi del mondo oscuro. Oh, ecco, lui mi interessava un casino. Allora, quando il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro, una carta magia trappola. No, metti uno più caro. One eternity later. Vabbè, non l'ho letta bene, onestamente, però voglio che stia qua. Poi ascesa del mondo oscuro. E qua, no, questo pure è nuovo. Sono tutti nuovi. Parl, Genta, Ogenta. Punizione. Minchia, questa è una controtrappola. Poi, eccole qua, le common. Allora, quindi, quello che stavo a dire era che secondo me è un mazzo adatto sia per, amori miei, sia per i giocatori di standard che per quelli che sono interessati al formato Turtengu Plant. Ora, riguardo a questo, farò magari un video con maggiori dettagli in seguito. C'è la diatriba del ma il Darkwood si può giocare nel formato Turtengu Plant o no? C'è una grossa diatriba perché si fa riferimento a due diversi YCS. C'è chi dice sì, c'è chi dice di no. Allora, potenzialmente il Darkwood è obiettivamente un T1 nel formato Turtengu Plant. Ecco, questo qua io lo giocavo per esempio nel Darkwood, figo. E non hanno messo però l'Arcidemone Trans, mi pare si chiami. Queste sono le carte magiche. Allora, per quanto riguarda le magie, abbiamo gli affari. E obiettivamente, allora, per il Turtengu Plant, qua c'è tutta una base, prendetene tre perché c'è anche questa qui, che all'epoca non si trovava. Anzi, addirittura lo smog oscuro, se non ricordo male. Infatti, eccolo qui. C'è il Minecraft, addirittura no, rega. Virus Devasta Deck. Minchia, raga, avete Darkhold completo. Queste praticamente ve le hanno messe dietro perché sono appunto le carte del vecchio Structure Deck. Quindi sono i portali, vabbè, le classiche cosine. Allora, questa era l'unboxing come al solito abbastanza veloce e io consiglio il mazzo a chi vuole giocare Tengu Plant per l'appunto. E a me onestamente piace molto e visto che nel formato Turtengu Plant quelli che predominano sono, vabbè, il come si chiama? Oh, non mi viene in mente il nome. L'Agent e il Turtengu Plant, obiettivamente. Però secondo me con Darkhold un pensierino ci può stare. Cioè, alla fine ci sono tante carte di side per contrastarlo, anche se è vero una carta molto, cioè un mazzo molto molto veloce e stabile. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto, come al solito. Prossimo video vi prometto la decklist dell'Assault Magician. Non vi preoccupate, era solo appunto per caricare il deck
l'unboxing del mazzo Mondo Oscuro, anche se appunto in ritardo, ma io lo faccio per piacere personale. E io vi ringrazio ancora, arrivederci e al prossimo video. See you next time!